Ciao, sono Luca e in questo video vedremo come sostituire 7 esercizi che di solito fai in palestra per poterli fare tranquillamente anche a casa. Ovviamente, parentesi, poi il discorso è sempre lo stesso: a casa non necessariamente puoi devi replicare gli stessi esercizi e comunque in poco spazio puoi tranquillamente fare tutto e compensare eventualmente con altri movimenti. Però se vuoi per l'appunto mantenere lo stesso tipo di movimento e sostituire un qualche esercizio che fai in palestra, per quanto riguarda la lat machine ad esempio puoi eseguire il Robin Row, l'ho creato apposta, dove tu hai una barra per trazioni attaccata al muro, almeno quello dovresti averla. Ci rotoli attorno un elastico, quello rosso, per iniziare, dopodiché una volta che sei in ginocchio replichi il movimento per l'appunto della lat machine sempre solo davanti al viso, sempre con i gomiti mantenuti vicino al corpo, mai dietro la nuca per non stressare troppo l'articolazione delle spalle, e per l'appunto replichi il movimento. E come sempre, come sappiamo, nell'ambito della metafora di Rocky 4, i muscoli non sanno quello che stai facendo, che tu sia Rocky in mezzo alla neve metaforicamente piuttosto che Ivan Drago in palestra. Per l'appunto conta primariamente pompaggio, connessione mente muscolo, sensazioni, eccetera. Quindi Robin Row perfetto per compensare carichi inferiori, posto che se comunque nel corso del tempo aumenti l'elastico in termini di resistenza con colori diversi aumenta per l'appunto il carico percepito, puoi, per aumentare per l'appunto lì, diciamo, compensare i carichi inferiori e fare tutto in super serie. Magari fai un 5x12 invece che 8 ripetizioni, quindi aumenti un po' le ripetizioni e compensi con le super serie, quindi zero pause fra una serie e l'altra di più esercizi. Per il pulley puoi tranquillamente fare un pulley per l'appunto seduto per terra, dove hai due manubri pesanti e dopodiché ancora una volta elastico intorno, in questo caso un elastico nero, poi come sempre dipende un po' dalla resistenza, dal carico che riesci a utilizzare, e ancora una volta i muscoli non sanno quello che stai facendo, quindi replichi uguale il movimento. Quindi per l'appunto replichi il pulley a terra con due manubri elastico, sei perfetto ancora una volta, schiena che mantiene le curve fisiologiche, scapole addotte depresse e quant'altro, e come prima puoi fare un 5x12 in super serie. Per quanto riguarda invece le spinte per i tricipiti, ancora una volta se hai barra per trazioni, cerotoli elastico e replichi, quindi uguale, fai le classiche spinte e più ti distanzi maggiore è il carico e percepito, quindi un po' come se tu volessi fare un piramidale, per l'appunto fai una serie, poi ti distanzi, poi una seconda serie, poi ti distanzi e così via, quindi il carico percepito dai tricipiti diventa maggiore, quindi diventa un piramidale praticamente, posto che aumenti comunque l'elastico in termini di resistenza nel corso del tempo. Per il curl uguale, lo rotoli per terra ad una struttura stabile, anche a un termo in casa, dipende, e dopodiché per l'appunto fai il classico curl, quindi recuperi un po' il cavo alto, cavo basso, barra e arcolina anche per altri esercizi tipo un lat pull down, un rematore al cavo basso, un rematore al cavo alto. Quindi se hai una barra per trazioni e o comunque una struttura nella quale puoi fissare l'elastico in alto e in basso, recuperi tutti i vari movimenti per quanto riguarda per l'appunto cavo alto, cavo basso e arcolina. Per il petto, parentesi, poi puoi ovviamente recuperare il discorso croce e spinte con due manubri pesanti a terra e ovviamente gli elastici, quindi ancora una volta puoi tranquillamente recuperare il discorso pettorale con croce e spinte con due manubri pesanti, elastico, dopodiché ancora una volta 5x12. E infine per quanto riguarda le gambe puoi ovviamente eseguire leg curl, leg extension, leg press con un po' di fantasia. Il leg extension ti siede dopo che con un elastico in questa modalità riesci per l'appunto a recuperare il leg extension, posto che non è obbligatorio recuperarlo e sostituirlo, perché ovviamente uno squat con manubri è molto più efficace. Anche il leg car addirittura puoi recuperare, che sia sulla panca sdraiato piuttosto che in piedi, con un po' di fantasia, manubri, elastico, fai tutto e ancora una volta recuperi per l'appunto il tipo di movimento, posto che ancora una volta stacco rumeno o manubrio bilanciere è molto più efficace. E infine anche il leg press, volendo, se hai un po' di fantasia per divertirti un po' terra, puoi eventualmente recuperarlo, ma comunque non ce n'è bisogno, fai uno squat, sei perfetto. Quindi come vedi puoi tranquillamente sostituire tutti gli esercizi senza problemi, fai un 5x12, due movimenti per il petto, due per la schiena, uno per le spalle, uno per i tricipiti, uno per i bicipiti, due per le gambe, dopodiché sei perfetto, plank eventuale a parte. Quindi i primi due del petto, il super serie fra di loro, 5x12, il terzo e il quarto della schiena, quindi terzo e quarto, cioè i primi due della schiena in super serie fra di loro, dopodiché hai spalle, tricipiti e bicipiti, uno per ognuno, lo trai in super serie, due gambe, due movimenti per le gambe, dopodiché sei perfetto anche a casa, puoi avere ottimi risultati. Ti rimando quindi la metafora di Rocky 4, test e guida per la connessione mente muscolo, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre, infine, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il servizio di personal trainer online. Ciao!